non arrivano buone notizie in casa Inter. Infortunio inatteso per uno dei ragazzi di Simone Inzaghi e il rischio è quello di una lesione. Il 17 agosto si avvicina e per l'Inter i prossimi giorni saranno quelli per ultimare la preparazione e arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Genoa. Trasferta di Marassi non semplice considerando anche le ambizioni del Grifone e per questo motivo Inzaghi spera di non dover fare i conti con assenze pesanti. Ma dall'infermeria non arrivano sicuramente delle buone notizie. In casa Inter è stato registrato un nuovo infortunio ed ora Inzaghi trema, e non poco. Nei prossimi giorni si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro e anche i tempi di recupero del giocatore. Il rischio è quello di una lesione. Vedremo cosa diranno gli esami e l'entità del problema, ma sicuramente si tratta di una tegola molto importante per il club campione d'Italia. Inter, infortunio inatteso, le condizioni di Taremi. In questo momento della preparazione l'incubo per i tecnici riguarda proprio gli infortuni. Ad inizio stagione il rischio è quello di problemi fisici e così è in casa Inter. Un giocatore si è fermato per un infortunio e a questo punto nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami per capire la vera entità del problema. Ad oggi non si hanno particolari certezze su quando rientrerà a disposizione e un quadro più chiaro lo si avrà solo dopo i controlli medici. Per Taremi, però, l'infortunio mette a forte rischio l'esordio contro il Genoa. L'iraniano si è fermato per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti caso. Il rischio è quella di una lesione, ma si attendono gli esami per capire meglio l'entità di un problema. In caso di conferma della prima diagnosi, possibile uno stop di 15 giorni e quindi un esordio con la maglia nerazzurra che potrebbe essere rinviato alla seconda giornata, non sicuramente una buona notizia per Inzaghi e per l'Inter. In attacco manca ancora un rinforzo e a questo punto non possiamo escludere che si decida di spingere sul mercato per consentire al tecnico di avere un'arma in più nella prima giornata di campionato e non presentarsi solamente con Thuram e Lautaro considerando anche il fatto che Correa e Arnautovic sono ormai fuori dai programmi. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro e capiremo sia i tempi di recupero di Taremi che i movimenti sul mercato.